su questo c'è il fatto nuovo che annunciamo una candidatura a sindaco un anno prima, non è un fatto nuovo perché facciamo così pure l'anno scorso, solo che l'anno scorso lo facemmo il 17 luglio, giorno in cui si ricorda la seconda invenzione delle ossa dei santi martiri. Quest'anno lo facciamo il giorno 22 maggio, giorno di Santa Rita, notoriamente la santa degli impossibili. Quindi, diciamo, togliendo anche alla sinistra il giorno di Santa Rita, rendiamo impossibile la loro elezione, perché la loro, diciamo, possibile vittoria, perché solo, diciamo, un intervento divino di quelli potenti potrebbe salvare, ma avendo occupato anche il giorno di Santa Rita, non c'hanno più, diciamo, neanche santi potentissimi in paradiso che possano sostenere. Diciamo che quindi forse il fatto nuovo sono tutte queste cose insieme. Sono tutte queste cose insieme e il fatto nuovo è che, diciamo, iniziamo una campagna elettorale. Io penso che sia questo, Francesco, il senso che dobbiamo dare oggi, che non ha ancora di fronte un avversario, ma è normale perché non sono tutti bravi, tanto da partire un anno e due mesi, un anno e un mese prima. È una campagna elettorale che, non avendo avversari di fronte, non avendo, diciamo, termini di confronto, viene indirizzata da quello che dice chi c'è in campo, e in campo ci siamo solo noi. E che cosa diciamo? Diciamo che dobbiamo fare una campagna elettorale di confronto e non di scontro, sui temi e non sui muscoli, sui fatti e non sulle urla, sui risultati amministrativi che metteremo in campo. E noi riteniamo che 4 anni, fra un anno quando voteremo saranno 5, i risultati di questa amministrazione valgano 4 volte 10 anni di risultati di altre amministrazioni. Questo è il fatto sul quale noi oggi apriamo un